della mamma e la mamma. Oggi cuciniamo proprio una pietanza filippino che si chiama mungo. È un legume che in italiano si chiama azuki verdi. Va accompagnato con la verdura saltata in padella e poi a parte si accompagna con pesce fritto e riso. Questo piace a mio figlio e a mia figlia e sempre mi chiedono quando posso cucinare. Oggi mi piace cucinare, così mio figlio impara a cucinare questa nostra pietanza filippino che si chiama mungo. Ora vi dimostro gli ingredienti. Allora, ci vogliono il maiale, il nostro azuki verdi, salsa di pesce, aglio, cipolla, pomodoro, il sale, un po' di dado, ma proprio poco poco, e poi anche bietole. Le bietole in inglese chard, pecia issa tagalog. Quando si cuoce il nostro azuki verdi, lo mettiamo le verdure. Allora, i azuki verdi sono già lavati e puliti. Ora ho l'acqua, le mettiamo così, lasciare almeno un'ora per riposare e prendere un po' d'acqua, così vengono bollite nel pentola a pressione e vengono più morbidi. Nilagay ko ang munggo sa tubig, ibababad natin para mamaya mas malambot siya pag naluto. Then after, nababad na natin siya. Abbiamo lasciato nell'acqua in posa. Ora la metto dentro la pentola a pressione. Io la metto la pentola a pressione perché voglio che si cuociono prima. Bastano mezz'ora, 20 minuti. Sono una mamma sbrigativa. Mettiamo l'acqua. Ok, abbiamo messo l'acqua più o meno così. Adesso lo chiudiamo con la pentola a pressione, così. Ok, un 20 minuti, mezz'ora. Intanto io comincio a soffriggere il maiale e tutti gli ingredienti, il resto, in tempo di cuocere il nostro azuki verdi. Gigisana natin yung ating baboy at mga ibang ingredients habang hinahantay natin ang munggong maluto. Okay? Naglagay ako ng konting mantika, un poco di olio. Poi mettiamo. E la facciamo soffriggere. E facciamo diventare un po' marroncino, il disanato magiging brown. E lasciamo soffriggere un pochino. Alziamo un po' la fiamma. E mi metto la bella light brown. Adesso sto cominciando a diventare marroncino. La lasciamo nel tempo. Dopo che sono soffritto bene, mettiamo un goccio d'acqua, così se ne obbedisce un pochino, e lo copriamo. Lo copriamo. Dopo che sono asciugato l'acqua, mettiamo a parte così. Mettiamo la nostra cipolla. Mettiamo il nostro olio. Okay. Lagatin natin yung garlic, saka yung ating onion. Lagyan natin din yung kamatis. Lagyan natin yung chin. Lagyan natin ganyan.
vediamo se tutto va bene, mettiamo la salsa di After 20 minutes. Tutti verdi, prendiamo e mettiamo un pochino qua. Poi dopo la rimettiamo dentro la nostra pentola pressione. E le mettiamo altri mezz'ora, così si cuociono tutti quanti. Aggiungiamo un po' di dado e un po' di sale. Dopo mezz'ora, che sono già cotti, aggiungiamo la nostra verdura. I chili, le bietole, i pecciai, ma se questo qua da El, ma sweet, sono più dolci. Lo faccio cuocere altri 10 minuti. Ora friggiamo il nostro pesce. Un po' d'olio e farina e sale. Così. Guardiamo il nostro pesce che sta friggendo, eccola qua, vediamo, guardate, è buono, ecco qua. Una ating mungo a pritong isda, i nostri azuki verdi sono già cotti. E il nostro pesce fritto è pronto. Sembra un minestra di gume. Il nostro zucchi verdi e pesce fritto è pronto. Ha avuto un paio. Ora dovete vedere come si mangia. Ora mettiamo il nostro zucchi verdi così. Un po' di riso bianco, solito. Un po' di verdura. Mi prende pesce, e prendo un pezzettino così, un po' di riso e la verdura, si mangia così, gustiamo, è buono, dovete provare, just try it, so delicious, ciao, alla prossima ricetta, ciao! Thank you.